drag è libero da qualsiasi schema e chiunque può fare drag. Quindi io posso decidere di essere una donna, un uomo, un insetto, qualsiasi cosa. È per questo che adesso il drag è diventato così vasto. La caratteristica, secondo me, che la contraddistingue di più è che porta il suo immaginario manga barra videogiochi all'interno del drag e secondo me è una personalità unica, per fortuna. Abbiamo trovato questa serata sponsorizzata totalmente a caso su Facebook, che era il Toilet Vergogna. Ma veramente? Cioè l'avete visto per una sponsor di Facebook? La Zalina, sì. Due persone dello staff mi hanno proposto di truccarmi. Quindi alla terza serata che io andavo al toilet, iniziava l'estivo, che al tempo era al Forlanini, al Parco Forlanini a Milano, mi hanno truccata e mi sono divertita tantissimo. Molti di noi nel tempo, anche persone che si sono avvicinate al toilet o che vengono da altri contesti, volevano iniziare a far drag e molti di noi, insomma, hanno preso bene la cosa e sono stati disponibili anche a dargli una mano. Tutte le maschere che avevo sulla mia faccia, che mi ero costruito nel corso degli anni, sono venute meno per assurdo con la salita di un'altra maschera sulla mia faccia. Cioè, questo è il mio sogno, quindi io dedico tutto quello che ho a questa roba e quindi inevitabilmente ci metto tanta, forse troppa dedizione a volte, troppa fatica, però è la cosa che voglio fare, quindi... Però il toilet mi ha aiutato in questo senso.